Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà. E così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 3, capitoli 2, 3, 3 e 4 novembre 1899.
Questa mattina il mio amabile Gesù mi ha trasportato fuori di me stessa, dentro d'una chiesa ed è scomparso, ed io sono rimasta sola. Ora, trovandomi nella presenza del Santissimo Sacramento, ho fatto la mia solita adorazione, ma mentre ciò facevo, mi pareva che fossi divenuta tutt'occhi per vedere se potessi scorgere il dolce Gesù. In questo mentre l'ho visto sopra l'altare da bambino che mi chiamava con la sua graziosa manina. Chi può dirne il contento? Sono volata da lui e senza pensare ad altro, l'ho stretto tra le mie braccia e l'ho baciato. Ma nell'atto di fare ciò ha preso un aspetto serio, mostrava di non gradire i miei baci e ha incominciato a respingermi. Io ciò non curando seguitavo e gli ho detto: "Carino mio bello, l'altro giorno volesti tu sfogarti con me, coi baci e con gli abbracci. Ed io ti diedi tutta la libertà. Oggi voglio teco sfogarmi anch'io. De, dammi la libertà." Ma lui seguitava a respingermi e vedendo che io non cessavo, è scomparso. Chi può dire quanto sono rimasta mortificata e impensierita nel trovarmi in me stessa? Ma dopo poco è ritornato. Ed io, volendo chiedergli perdono delle mie impertinenze, mi ha perdonato col volersi lui sfogare con me e mentre mi baciava mi ha detto: "Diletta del cuore mio, la mia divinità abita in te abitualmente e siccome tu vai inventando nuove cose per farmi deliziare con te, così io per renderti la pariglia uso nuovi modi come farti deliziare con me." Con ciò ho capito che è stato uno scherzo che Gesù voleva fare. Siccome questa mattina il benedetto Gesù non ci veniva, il demonio cercava di prendere la sua forma e farsi vedere. Ma io, non avvertendo i soliti effetti, ho incominciato a dubitare e mi sono segnata con la croce. Prima io e poi lui. E il demonio, vedendosi segnato, tremava. Subito l'ho respinto da me, senza mirarlo. Dopo poco è venuto il mio caro Gesù, e temendo che fosse un'altra volta lo spirito maligno, cercavo di respingerlo e di invocare l'aiuto di Gesù e della Regina Mamma. Ma lui, per assicurarmi che non era il demonio, mi ha detto: "Figlia mia, la tua attenzione, per rassicurarti se sono io o no, deve essere dagli effetti interni. Se si muovono a virtù o a vizi. In perciò che, siccome la mia natura è virtù, non di altro faccio eredi i miei figli che di virtù." E questo puoi anche comprenderlo sopra la natura umana, che essendo carne, se avviene che fa qualche piaga, la carne si cambia in marcia. E si può dire che non è più carne. Così la mia natura, se minimamente potesse ritenere in sé l'ombra del vizio, cesserebbe di essere quel Dio che è, ciò che non può mai succedere. Allora, sono due distinti spunti e argomenti di meditazione in questi due capitoli. Il primo, se da un lato ci fa volare un po' in alto, dall'altro ci fa conoscere qualcosa di Gesù che probabilmente può, a primo acchitto, suonare un po' strano. E questo ci fa anche però necessariamente pensare alle idee che noi abbiamo su Dio e agli schemi mentali che noi abbiamo su Dio e su Gesù in particolare, con i quali dobbiamo confrontarci, perché altro è ciò che Dio è e ciò che Gesù è, e altro è ciò che noi pensiamo che sia. Cioè, tutti quanti noi abbiamo un'idea adeguata su Dio, ma questa è frutto della nostra rappresentazione mentale.
che è chiaramente influenzata da tutta quanto una serie di fattori. Ora, chi sta a contatto diretto con Dio ci dà delle comunicazioni, ci dice delle cose che evidentemente possono mandare in crisi i nostri schemi mentali. Sto parlando come introduzione, no? E allora qui si apre un bivio. Faccio mandarmi in crisi il mio schema mentale e accetto delle rivelazioni, delle notizie che, secondo il mio modo di pensare, sono strane, sconvolgenti forse, oppure penso, bah, scemenze, follie, cambiamo letture, oppure facciamo finta che questo capitolo non esiste. Anche io, no, potevo anche, ogni tanto, quando vedo che c'è qualche capitolo, apparentemente sono tutti belli, no? Però, perché magari offre qualche spunto minore di meditazione, oppure che magari è stato già, per argomenti analoghi, abbastanza meditato, vado oltre, no? Ecco, ma questo andare oltre non può mai essere, come dire, bypasso, perché questo argomento non mi piace. Ci sono stati tra le meditazioni gli argomenti che riguardano, per esempio, i cosiddetti castighi di Dio, che non sono molto, come dire, non sono molto ammalianti né affascinanti, ma non possiamo fare finta che non esistono. E da questi dobbiamo trarre dei criteri, insomma, degli spunti di formazione oggettiva, ecco, anche se sgradevole. Non è corretto fare una cosa di questo genere, no? Così come sarebbe come se uno prendesse la Bibbia, che è ovviamente la rivelazione pubblica, non una rivelazione privata, e andasse ad accettare con le forbici, come hanno fatto tutti quanti gli eretici, d'accordo? Che hanno preso i passi che più gli aggradavano e hanno fatto finta che non esistessero quelli che contraddicevano le loro eresie, no? Quindi è chiaro che ci muoviamo dentro questi orizzonti. La seconda meditazione invece contiene del secondo capitolo contiene degli spunti importantissimi e dei criteri di discernimento dell'autenticità non solo delle esperienze straordinarie e soprannaturali, ma anche dell'azione ordinaria della grazia. E tra l'altro quelli di cui parla Gesù, e qui cito ancora sempre San Giovanni della Croce e Santa Teresa d'Avila, sono i criteri in assoluto più sicuri della presenza del soprannaturale, è vero, quindi non demoniaco, in un'esperienza di Dio. Quando ci sono questi effetti, questi sono anche, come dire, la cifra e il punto di riferimento dell'autenticità del nostro cammino interiore, come vedremo. Ecco, perché se non ci sono quegli effetti, hai voglia a pensare che stiamo camminando, che stiamo vicini al Signore, tutto quello che ci pare. Se quegli effetti che abbiamo ascoltato, su cui mediteremo, non ci sono, il nostro cammino va rivisto, perché è un cammino fondato su molte illusioni, su molto fumo e su poca realtà e poca sostanza. Bene. Inquadriamo il primo punto. Allora, abbiamo visto tante volte che nel regno della divina volontà si conosce, si sperimenta, si vive il mistero dell'amore di Dio. Punto primo. Punto secondo. Il mistero dell'amore di Dio lo si vive, lo si conosce, come per Luisa. Non semplicemente a livello spirituale, nel senso, non con un contatto semplicemente con la divina essenza, che è evidentemente tutto spirituale, ma a contatto diretto con l'umanità creata, ecco, del Verbo incarnato, che essendo appunto umanità, si esprime in tutte le sue manifestazioni in modo, perdonate, divinamente umano e umanamente
divino. Secondo punto. Terzo punto, è con questa umanità e io faccio sempre le analoghe considerazioni mutatis mutandis con la Divina Maria. Citerò poi qualche esempio noto in letteratura mistica. Il contatto e la comunicazione di amore passa attraverso questa umanità, anche la Madonna non è un essere etereo, non è un essere puramente spirituale, è un essere umano come noi, completamente divinizzato e pieno di grazia. Allora, qui si parla di baci, senza specificare oltre, ma baci che, a quello che racconta Luisa, l'altro giorno tu ti sei sfogato con i baci e con gli abbracci e oggi, quando Gesù stesso, diciamo così, in un certo senso l'ha, tra virgolette, provocata in senso buono, quindi stava facendo l'adorazione, certamente questa era un'adorazione un po' sui generis perché è stata portata in questa chiesa tramite rapimento, e però ha visto Gesù bambino e gli è corsa volata da lui e ha cominciato a fare quello che lui qualche giorno prima aveva fatto con lei. Di abbracciarlo e baciarlo. Ecco, la sorpresa è che qui Gesù si è messo a fare un gioco d'amore. Si è fatto un po' desiderare. Ecco, quindi mostrava di non gradire i miei baci e ha cominciato a respingermi, lasciandolo addirittura male, d'accordo? Poi ritorna e gli dice: questa è stata tutta preoccupata, no? Che capite? Cioè, così è anche come. Anche le persone che stanno intimamente unite con Dio, diciamo, mo che avrò fatto che mi respinge in questo modo? Che è successo? Sono rimasta mortificata e impensierita nel trovarmi me stesso. L'ha lasciata un po' così, no? Poi torna e gli dice: guarda che siccome tu ti vai inventando sempre nuove cose per farmi deliziare con te, immaginate insomma se Gesù dicesse una cosa del genere a noi, allora io me ne invento, per renderti la pariglia, nuovi modi per farti deliziare con me. Quindi spiega che quello era un gioco d'amore. È un gioco d'amore, come dire, noto tra l'altro in letteratura mistica, perché è un gioco d'amore finalizzato a far accrescere il desiderio, capite? È una cosa non molto differente tra come a volte giocano tra di loro due innamorati. Certamente non molto differente. I romani dicevano mutatis mutandis, quindi che ha cambiate le cose che devono essere cambiate. Però, ecco, quindi, cosa ci dice questa cosa qui? Ci dice che Gesù può essere deliziato da un essere umano. Tu vai inventando nuove cose per farmi deliziare con te. E questo lui non solo tanto che lo desidera, lo gradisce talmente tanto dall'andarsi ad inventare forme nuove, modi nuovi, perché la creatura sia a sua volta deliziata da lui e perché l'amore di lei verso di lui cresca. Cosa ci dice questo qui? Ci dice una cosa molto importante, ci dice che l'essenza, il cuore profondo del rapporto che c'è tra la creatura e il creatore, tra Gesù e l'anima, tra Maria e l'anima, è un rapporto di amore profondo, certamente divino, ma modellato sulle forme di amore santamente umano. Io, trasferiamoci sul versante della Madonna. Se uno acquista il Saltero della Beata Vergine Maria, edito, mi sembra, dalla casa editrice Ancilla, se non ricordo male. Un'opera quasi sconosciuta, scritta dal Beato Arono della Rupe. Il Beato Arono della Rupe fu un domenicano che a lui si deve la diffusione del rosario che la Madonna rivelò a San Domenico e che era, dopo poco, caduto in disuso. Arono della Rupe visse, non mi ricordo se nel XV o XVI secolo, 1400-1500. Io, qualche anno fa, compro quel libro, comincio a leggerlo e dopodiché arriva un capitolo che a momenti mi prende un infarto perché vengo a conoscenza di cose che non avevo mai sentito dire e che mi hanno, come vedete, mandato in tilt una certa immagine che anch'io avevo della Madonna
della Madonna, che sicuramente va in titta a chiunque legge quelle cose. Perché lì si assiste al fatto che a un certo punto la Madonna celebra il mistico sposalizio tra lei e questo beato Alano. Gli mette al dito un anello fatto con i suoi capelli, che soltanto lui poteva vedere, lo bacia e poi lo allatta al seno. Attenzione, capisci? Questo non era Gesù bambino, era un uomo. A me è preso in colpo, mi ha preso, dico, ma che è sta roba? Poi, andando a studiare, ho visto questo fenomeno molto particolare, questo fenomeno mistico collegato alla presenza di Maria, è noto in letteratura spirituale come Lactatio Mariae, è documentato per almeno altre tre persone, che sono il primo caso storico, è San Bernardo da Chiaravalle, che era devotissimo della Madonna, vissuto nell'XI secolo, grande riformatore, quindi il fondatore dei cosiddetti cistercensi, è lui. San Domenico, che era amantissimo e devotissimo della Madonna, ha ricevuto la stessa grazia, il fondatore dei Domenicani, dobbiamo sapere che i Domenicani sono devotissimi della Madonna. È grazie ai Domenicani che abbiamo il rosario, San Domenico e la sua diffusione in Europa, beato Alano della Rupe. E poi, ancora molto più recentemente, San Giovanni Eudes, vissuto molto molto più avanti, 700-800. Anche lui devotissimo della Madonna e apostolo dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria. Che io sappia non è documentata una cosa del genere per San Luigi Maria Grignon da Monforte, ecco, ma mi sembra molto strano, ecco, perché sapete poi a volte il Signore non permette che queste cose siano conosciute, che un innamorato della Madonna del suo calibro o anche San Massimiliano Maria Kolbe non abbiano avuto delle esperienze straordinarie e mistiche con Maria Santissima. Probabilmente le hanno e volutamente tenute nascoste, ecco, perché chiaramente queste cose, se non è poi Dio stesso che si incarica di farle riconoscere, certamente non è che questi ne vanno a parlare in giro. Allora, capite che questi orizzonti mandano in crisi i nostri schemi mentali, sicuramente. Però gli schemi mentali devono essere mandati in crisi, perché, ripeto, il regno della divina volontà è il regno di delizie anticipate in parte sulla terra e ritorno alla condizione dell'Eden, come erano i rapporti dei nostri progenitori con Dio, ma come erano anche i rapporti dei nostri progenitori tra di loro, capite? Cioè, noi dobbiamo capire che c'è una differenza sostanziale, cioè che la condizione di natura decaduta che viviamo adesso è diversa sostanzialmente da quella antica. Basti pensare che nel libro della Genesi, se non voglio, si legge tranquillamente che Adamo ed Eva, prima del peccato originale, andavano in giro come? Vestiti? Andavano in giro nudi, no? Possiamo noi adesso andare in giro vestiti nudi? Evidentemente no, perché è successo qualcosa. Ora, il ritorno, evidentemente è un ritorno non allo stesso modo, però in uno stato simile a quello che c'era prima della colpa d'origine, comporta, questo si può fare senza nessun tipo di pericolo, un, come dire, ripristino anche ad alti livelli dei rapporti con Dio, simili a quelli che avevano i nostri progenitori con Lui. Non ci deve scandalizzare tutto questo perché, ripeto, è attestato nel corso della storia della Chiesa anche prima del regno della Divina Volontà. Quindi fenomeni come quelli che ha vissuto Luisa, cioè quindi di queste forme di profondissima intimità con Gesù, sono attestate nella mistica. Baci che Gesù ha dato a sante donne, tipo Santa Margherita, e Gesù non ha il seno a cui allattare, insomma, ma ha il costato da cui sgorga la ferita, ha il Sacro Cuore che ha mostrato e che ha consegnato e che ha fatto baciare alcune sante donne, no? Ecco, queste cose, ripeto, devono farci molto ben comprendere e apprezzare anche il tipo di sintonia su cui deve orizzontarsi il nostro rapporto con Gesù e con Maria, che è una sintonia caratterizzata dai canoni dell'amore. In paradiso si vive questo, in paradiso, dice San Paolo, la fede e la speranza escono fuori, non servono, rimane soltanto la carità. Noi purtroppo quando pensiamo alla virtù teologale della carità,
Pensiamo subito all'amore del prossimo, oppure all'elemosina, a fare la carità. Ma la carità è principalmente ciò che ci unisce in un rapporto d'amore profondissimo e ardentissimo con Dio. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. Non è un amore intellettuale, platonico, è un amore, come dire, profondo, forte, immenso, in cui l'unica cosa che non c'entra, non c'entrerà mai, è il minimo sentore di concupiscenza. Questo no. Ecco, ma tutto il resto sì. Secondo capitolo. Gli effetti interni che produce il contatto con il soprannaturale. Allora, Luisa stava preoccupata, perché ogni tanto, a quello che lei racconta, il demonio cerca di prendere la forma di Gesù per ingannarla. Questo grande mistero anche sulle motivazioni di queste permissioni divine. No, non è però questa la sede su cui dobbiamo meditare. Allora, Luisa fa quello che si deve sempre fare, il segno della croce, cosa che il demonio non può sopportare, questa è una cosa proprio assolutamente infallibile. Segno della croce e acqua santa sono cose che il demonio non può tollerare, quindi non ce la fa. Quindi il Signore, grazie a Dio, a coloro che hanno la grazia di inoltrarsi in queste vie molto particolari, dà dei mezzi certi di difesa a loro e anche a chi segue le loro anime, perché la prima cosa da fare in queste circostanze è escludere che si tratti di opera demoniaca, e questi sono gli strumenti. Però poi Gesù trae esempio da questo per dire: sta attenta, figlia mia. Più ancora che il fatto che il demonio, se fa il segno della croce, se ne va, guarda gli effetti che producono questi contatti con me. E cioè, se tu internamente cresci nelle virtù, oppure se cresci nei vizi. Ecco. E Gesù spiega: siccome io sono Dio, se tu stai, e Dio è somma virtù e assenza di ogni minima ombra di vizio, se tu stai in contatto realmente con Dio, le virtù crescono. Se tu non stai in contatto realmente con Dio, le virtù diminuiscono. D'accordo? Ecco, quindi questo dicevano anche, diceva anche San Giovanni della Croce, vale per il discernimento dell'autentica esperienza soprannaturale oppure no. Perché quando c'è un'esperienza soprannaturale autentica, quando cessa l'esperienza, che succede? Succede che l'anima ha una nobilitazione, cioè cresce in alcune virtù. Se questo non c'è, le virtù diminuiscono. Allora, questo non vale soltanto per, ripeto, le esperienze soprannaturali. Questo vale anche, questo è un ottimo criterio di discernimento. Sto facendo questo cammino. Dico, ecco, è una cosa che viene da Dio o è una cosa che viene dagli uomini? Allora, ti metti serenamente seduto o chiedi l'aiuto di qualcuno, perché nemo iudex in causa propria, e dici: bene, da quando è iniziato questo cammino sono diventato più santo oppure no? Con molta sincerità. Qui non si tratta di essere umili, di falsamente umili, perché ci sono delle cose che sono oggettive. D'accordo? Per esempio, Sant'Ignazio di Loyola sempre diceva questa cosa: se non ci sono progressi sul difetto predominante, il cammino che sta percorrendo l'anima, ordinario o straordinario che sia, è sempre da verificare. Perché necessariamente, a meno che non si intersechino cose che possono succedere e che complicano parecchio la vita, interferenze dovute all'azione ordinaria o straordinaria del demonio, deve un certo cammino produrre dei frutti buoni. E se noi vediamo
che i nostri cammini, le nostre preghiere, le nostre devozioni, le nostre comunioni, le nostre messe, i nostri rosari non producono questa almeno tensione verso il meglio, quindi questo reale miglioramento, ma vediamo insomma che precipitiamo nei vizi o restiamo nei vizi che ci portiamo dietro senza neanche avere quella volontà che è stimolata dalla grazia nell'esperienza ordinaria di lavorare su noi stessi e di uscirne fuori, bisogna fare attenzione di non illudere noi stessi. D'altronde c'era già l'Apostolo San Giacomo che nelle sue lettere dice: siate coloro che mettono in pratica la parola e non soltanto ascoltatori, illudendo voi stessi. Qui non è semplicemente un problema di sforzo per metterlo in pratica, ma è anche un problema, come dire, precedente, di autenticità. Capite? Quindi questo è un criterio fondamentale, questo qui, cioè quando uno avesse ancora qualche dubbio su alcune questioni, deve guardare bene. Cosa è successo? Quali effetti ha prodotto in me il contatto con questo cammino, con questa realtà, con questa esperienza, quello che volete? Sono diventato migliore o peggiore? Se si diventa migliori, ci sono buone speranze che il tutto venga da Dio. Se si diventa peggiori, ovviamente in assenza di interferenze di cui parlavo prima, che sono ahimè attestate nel corso della storia della spiritualità e dell'ascetica, e quindi in quei casi i criteri di valutazione diventano un pochino più complessi, e si può stare sereni che si sta procedendo bene e che quindi il contatto che c'è non è con un'illusione o con il diavolo, peggio ancora, ma con Dio. Così la mia natura, se minimamente potesse ritenere in sé l'ombra del vizio, cesserebbe di essere quel Dio che è, ciò che non può mai essere. E queste cose, quindi il rapporto con Gesù e con Maria sintonizzato sulle frequenze di un amore profondo e gli effetti che questo rapporto deve produrre in noi, che sono effetti di grazia, di santità, di virtù, rimanga ben chiaro nel nostro cuore. O Divina Maria, noi sappiamo che, sappiamo, immaginiamo, ma non possiamo entrarci, insomma, nel cuore dei rapporti di amore assolutamente inimmaginabili, inesprimibili tra te e Gesù. Tu certamente non hai nessuna difficoltà a conoscere e a comprendere quello che Luisa ci ha rivelato. Aiuta invece il nostro cuore a vincere e a superare ogni forma, di idea precostituita di un qualcosa che ci trascende enormemente e che noi non conosciamo, perché non ti conosciamo né te bene né Gesù bene, perché il nostro cuore possa essere sempre aperto ad accogliere ciò che supera le nostre capacità di comprensione, e ricordando sempre che Dio sta sempre oltre, ecco, e che quello che noi sappiamo, quel pochissimo che noi sappiamo di Lui in questo mondo, e lo sappiamo con certezza dalla rivelazione,
È nulla però in confronto a ciò che egli è, come si ricordava il grande San Tommaso d'Aquino. Aiutaci anche ad avere sempre questo profondo criterio di sano e santo discernimento per discernere con l'azione della grazia, l'azione di Gesù e della tua presenza nelle nostre anime, da eventuali possibili inganni in cui possiamo cadere, sia nella vita ordinaria, sia per quei pochissimi che hanno questa grazia dal cielo nelle vie straordinarie. Anche qui la contemplazione della tua persona, la pienezza della grazia che avevi e che sempre, ecco, vertiginosamente cresceva di giorno in giorno fino a giungere a livelli che qui neanche tutti gli angeli e i santi messi insieme lo possono sondare, e ci fa però comprendere, ecco, come l'azione della grazia in noi sia efficace e lasci sempre queste divine operazioni che ci portano sempre di bene in meglio, di grazia in grazia, di santità in santità. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.